Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Mirko Zain. Oggi andremo a scoprire i 5 prodotti Apple che aggiungeranno la porta USB-C l'anno prossimo. Ma andiamolo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre Mirko Zain, come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram Mirko-Zain, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance ed andiamo a parlare finalmente dei 5 prodotti attesi per il prossimo anno che passeranno alla porta USB-C. Apple dovrebbe abbandonare la porta di ricarica Lightning a favore di una porta di ricarica USB-C. Badate bene ragazzi, non è che Apple ha deciso di fare questo cambiamento. Apple, come ben sapete, da iPhone 5 utilizza la porta Lightning sui suoi iPhone, l'ha spostata poi su iPad eccetera eccetera e su molti altri accessori. Ma non è Apple che sta decidendo di passare alla porta USB-C, l'Unione Europea ha obbligato tutte le grandissime aziende a produrre dispositivi entro il 2023-24 solo con porta USB-C, in modo tale, secondo loro, da non inquinare maggiormente con lo smaltimento di cavi di diverso tipo. Io mi chiedo sempre, poi tutti quelli che hanno i cavi diversi che li devono buttare, cioè non si crea comunque inquinamento? No, non entriamo nel merito, ovviamente, perché non è di nostra competenza, queste sono cose del Parlamento europeo, quindi noi politica qui non ne facciamo, ma andiamo a parlare dei 5 prodotti che il prossimo anno dovrebbero cambiare totalmente la loro porta, abbandonando appunto la porta Lightning a favore della porta USB-C. E iniziamo ragazzi con iPhone 15. iPhone 15 dovrebbe essere il primo iPhone della storia ad avere un cavo di ricarica non proprietario, perché come vi ricorderete sicuramente fin dal primo iPhone, poi arrivando anche ad iPhone 5 e ad oggi, Apple ha sempre utilizzato i suoi cavi proprietari, ovvero il dock da 30 pin che conosciamo benissimo nel passato di Apple e poi ovviamente il cavo dati Lightning che tuttora ci portiamo dietro. Quindi iPhone 15, oltre alle tante novità che dovrebbe avere, come ad esempio la totale rimozione della notch che quest'anno passerà a pillola, ma nel 2023 dovrebbe sparire totalmente con l'arrivo degli iPhone 15 Pro e Pro Max, e ovviamente poi il resto lo scopriremo solamente l'anno prossimo. Andiamo a parlare poi del secondo prodotto, ovvero iPad 2023. Anzi, per meglio dire, l'iPad economico 2023, perché le ultime informazioni dicono che questo modello passerà alla porta USB-C. Ovviamente era chiaro, ragazzi, perché fondamentalmente è l'unico iPad che ancora mantiene la porta Lightning. Attualmente gli iPad Air di ultima generazione e gli iPad Pro di ultima generazione hanno in sé la porta USB-C, quindi manca praticamente solo l'iPad per uso scolastico, diciamo, l'attuale iPad di nona o decima generazione. Ormai mi sono perso perché ogni anno lo aggiornano, cambiano solo il processore, ma ci saranno anche dei piccoli cambiamenti estetici. Piccolo spoiler, già da quest'anno si parla di una doppia fotocamera sul retro e di alcune modifiche estetiche e funzionali, come vi sto mostrando in questo momento con delle immagini in anteprima. Ti ricordo di scaricare iApp Zain, ovvero la migliore app per scoprire tutte le ultime news sul mondo Apple. Ma ti ricordo anche di scaricare iAssistenza, l'app che ti permette di risolvere tutti i tuoi problemi con iPhone ed iPad. Ed infine ti ricordo di scaricare iSfondi, l'app che ti permette di trovare tutti gli ultimi e fantastici sfondi del momento per il tuo iPhone. Sono tutte gratis, scaricale qui sotto in descrizione oppure su App Store. Passiamo poi al terzo prodotto, ovvero le AirPods, ragazzi, perché attualmente vi ricordo che tutti i modelli di AirPods si ricaricano tramite la porta Lightning, quindi anche questo prodotto verrà modificato il prossimo anno, anche se, a dirla tutta ragazzi, l'anno prossimo non sono previste nuove AirPods. Quest'anno dovrebbero arrivare le AirPods Pro 2 durante l'Apple Event dedicato agli iPhone il mese prossimo a settembre, ma le AirPods 3 sono state aggiornate quest'anno, quindi fondamentalmente l'anno prossimo non vedremo delle nuove AirPods, a meno che Apple non rilasci solo il case di ricarica con la porta USB-C, cioè farà una nuova variante delle AirPods, sia 3 sia delle AirPods Pro, con la porta USB-C invece della porta Lightning. Quindi terzo prodotto, sicuramente l'anno prossimo non vedremo un rinnovamento
estetico totale del prodotto, ma nuovi case comporta USB-C. Passiamo poi al penultimo e quarto prodotto, ovvero il MagSafe Battery Pack, ragazzi. Beh, Apple ha introdotto la funzionalità di ricarica MagSafe sui nuovi modelli di iPhone, quindi gli iPhone 12, gli iPhone 13 ed ovviamente sarà disponibile anche sui nuovi iPhone 14, però ha mantenuto alcuni prodotti come ad esempio il MagSafe Battery Pack che ho distrutto nella recensione lo scorso anno, quest'anno non ricordo, che è un prodotto batteria che permette di ricaricare ovviamente il nostro iPhone sul retro, praticamente con la ricarica wireless. Il problema è che per ricaricare questo prodotto dobbiamo utilizzare un cavo dati Lightning, quindi l'anno prossimo arriverà una nuova versione di questo caricatore MagSafe Battery Pack, appunto, anche con la porta USB-C, in modo tale che tutti gli accessori che riguardano il mondo di iPhone ed iPad si adeguino ovviamente a questa tipologia di ricarica, cosa che ovviamente non avviene con la Apple Pencil ad esempio per iPad, perché ormai la ricarica è semplicemente magnetica. E quinto ed ultimo prodotto, ma non meno importante, e non solo ultimo ma diviso in tre perché si parla di un unico settore, ovvero gli accessori del mondo Mac. Apple anche questa volta con la porta USB-C incorporata rilascerà la Magic Keyboard, quindi la tastiera per Mac, il Magic Mouse e anche il Magic Trackpad, che attualmente sono tutti prodotti che si ricaricano tramite la porta USB-C. Quindi praticamente dal prossimo anno tutti i nuovi prodotti e negli anni a venire non utilizzeranno più la porta di ricarica Lightning. Ragazzi, prepariamoci perché la porta USB-C, vogliamo o non vogliamo, sarà obbligatoria su ogni dispositivo. Vi ricordo infine, ragazzi, che non è solo Apple che deve adeguarsi, ma tutti i produttori di smartphone, tablet, videocamere, quindi anche tutti i produttori di prodotti tecnologici che non fanno parte del mondo di smartphone, eccetera, eccetera, dovranno adeguarsi alla porta USB-C, che sarà per la prima volta uno standard europeo e potrebbe diventare molto presto anche uno standard mondiale. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti quali dispositivi aspettate con la porta USB-C e soprattutto è un bene questa porta USB-C per tutti? Sì oppure no? Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZane.net e... ciao! Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZane.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.